Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo episodio reaction a Pokémon Evoluzioni. Settimo episodio. Sono un po' in ritardo sulla pubblicazione rispetto a quello che avrei voluto, ma tant'è. Vediamo se Johto supererà le mie aspettative o se ci vorrà Kanto a farle superare. Ma non credo. Il quinto per me ancora è inarrivabile. Anche se la sceneggiatura del sesto episodio con la terza gen era davvero bella, la sceneggiatura bellissima, davvero davvero bella. Comunque, vediamo un po' che ci racconta il nostro amico. Abbiamo Tyranitar. Ah, però sarebbe bello, secondo me, vedere una Johto antica e non al giorno d'oggi. Chissà che figata sarebbe un leggende Pokémon ambientato a Johto, vedere com'erano in antichità le torri. Erano sicuramente diverse da quelle di oggi. Oltretutto, la torre di latta non era bruciata, per dire. E le Kimono Girl? Eh? Forse avranno delle antenate loro? Chissà. In fondo, la danza delle Kimono Girl è una cosa che a Johto si perpetua da anni, quindi 100 anni fa già c'erano magari. 100 anni rispetto al tempo in cui si trova Pokémon, che non si sa in che epoca si svolga. Beh, vediamoci sta danza delle Kimono Girl. Molti secoli or sono, la gente di Amarantopoli eresse due torri, 9 piani ciascuna, volte a raggiungere i cieli più azzurri. La torre campana e la torre d'ottone. Di due leggendari custodi richiamarono l'attenzione. Ottone no. Oh, dei cieli il Bella. protettore. Dei mari il difensore. Bellissimo, bellissimo. Oh, riposava sulla torre campana e la cima della torre d'ottone del leggendario Lugia era la tana. Tra i Pokémon e la gente del posto, un'armoniosa amicizia si formò presto. Finché giunse la fatidica nottata. 150 anni fa la torre era di luce cinerea e illuminata. Quindi lo dicono 150 anni fa? Lo dicono nel gioco, non mi pare. Quindi più o meno ci ho azzeccato. Ma Lugia fu turbato con un sussulto da una tempesta di fulmini in tumulto. Bello. La Sempre i tempesta fioccò Pikachu maschio e il femmina in cielo ogni lucente episodio. tra i boati dei Coi tuoni la cappelli città gemette, degli allenatori finché non cadde protagonisti. una devastante folgore che inesorabile colpì la torre. E tre Pokémon perirono. Beh, Il no, faccio fuoco si spoiler. innalzò tra le sue mura possenti, creando una colonna di fiamme ardenti. Cavolo, beh, effetti speciali. Roba dell'altro mondo. Invocando il vento con batti fidali, Lugia sfidò quelle fiamme letali. Marvel Ma chi? l'incendio continuò a divampare, l'intera città ormai minacciata. Lugia chiamò a sé una pioggia scrosciante. I cieli di Amarantopoli risposero all'istante. Acqua e fuoco si diedero battaglia nella notte, fino a che le fiamme non furono sconfitte.
La bambina con tè di ursa. Preciso. Dopo quella tragica nottata, il mattin d'oro portò un nuovo giorno. Sopraffatto dalla distruzione, Lugia fuggì. Per non fare più ritorno. Negli abissi più profondi, attende la chiamata di un cuore puro per poter visitare di nuovo Amarantopoli al sicuro. Le rovine della torre bruciata rimangono tuttora per ricordare a tutti ciò che è stato e ciò che diverrà ancora. Ma non dicono di quello che è successo alla torre? Dei Pokémon che sperirono all'interno della torre? Non sembra. Si dice anche che i tre Pokémon fossero Vaporeon, Flareon e Jolteon. Perché appunto le chiamano che urlano quei tre Pokémon. E appunto Entei, Raikou e Suicune sono Pokémon elettro, fuoco e acqua. Quindi potrebbe essere, però non è detto. Cioè, tutta quanta sta cosa per... Vabbè, lo spettacolo è giusto il titolo, ok? Bellissimo anche qui gli effetti speciali fatti dai Pokémon. Se si potesse fare una cosa del genere nella vita reale, effetti speciali lì all'improvviso, così, senza editing e cose varie, sarebbe molto molto carino. Ah, Wit Studios, oh, fermi! Ah, le In Between hanno fatto... Vabbè, però animation, non frame, cavolo. Beh, Wit Studio, insomma, c'era Nomea, non è che è uno studio così, pescato a caso. Non è da buttare, non è da buttare. Wit Studio c'ha il nome buono. Ok, ah, sempre... Ah, vedi però? VFX, ok, ok. Beh, bello comunque, bello. Non mi dispiace, mi pare strano che non abbiano parlato appunto dei Pokémon periti nell'incendio, ma... È una cosa che si sa, non è una cosa che scopriamo noi giocatori. O che abbiamo dovuto estrapolare dalle informazioni che ci dava il gioco quando poi andiamo a trovarli, che ritroviamo lì sotto. No, è una cosa che dicono anche gli abitanti di Amarantopoli. Per quanto riguarda la parte effetti speciali e tutto, che hanno usato i Pokémon, bellissima l'idea, bellissimi gli effetti speciali. Però io, ragazzi, non so perché mi rimane ancora impresso qui nel cervelletto il quarto episodio con la quinta gen. Non lo so perché. Nonostante la sceneggiatura di quell'episodio non sia delle più brillanti. Però Torre d'Ottone, io ero rimasto a Torre di Latta. Non ricordo neanche se in Argold e Soul Silver si parla di Torre Ottone o Latta. No, non ricordo sinceramente questo particolare, è un po' che non li gioco. Ma... E poi comunque sia sono dialoghi che tu leggi una volta sola e dici ok, ci sono queste due torri, vai alla Torre Campana a catturare Ho-Ho. E l'altra te la scordi praticamente, una volta che sei entrato, hai liberato i tre leggendari e ciao, chi si è visto si è visto. Però può essere pure che ricordo male io. Comunque, non importa. Ad ogni modo, io vi ringrazio per aver seguito anche questo episodio reaction a Pokémon Evoluzioni. In descrizione il link che avrete passare anche a schermo. Se ancora non siete iscritti fateci un pensierino e noi ci vediamo ovviamente al prossimo video. Bye bye.